Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Scusate ragazzi se non ho la maglietta, ma è il 16 agosto e qua praticamente si squaglia dal caldo. Oggi ragazzi sono qui per recensire un'altra bevanda sottomarca. Era da un po' che non mi dedicavo a queste bevande dei discount, perché davvero mi sono concentrato sulle Monster, sulle Red Bull, ma ho tralasciato appunto queste bevande qui, tipo la Kong, la bevanda della Lidl. Io ringrazio Antonino per avermela procurata. Sono le bevande standard, mi mancavano per completare sostanzialmente il circolo di recensioni. Eccola qui, la Kong Strong classica, quindi proviamola, vediamo se ha delle similitudini con altre sottomarche, perché se vi ricordate le prime recensioni, chi mi segue dagli albori sa che io facevo dei paragoni con altre sottomarche. Vediamo com'è. Ok, il design, com'è questa Energy Kong Strong? Allora, abbiamo innanzitutto scritto qua in alto Urban Classic Energy Drink. Il fondo è rosso, al tatto lo sentiamo abbastanza patinoso, quindi non è liscio, ma non ha nemmeno una filigrana ruvida, è proprio patinoso. Poi abbiamo questo viso di un gorilla a metà, quindi abbiamo questo mezzo viso di un gorilla, ripeto, su sfondo rosso. E poi qui abbiamo dei grattacieli, dei palazzi, e poi la scritta Kong Strong, quindi mettendola in orizzontale abbiamo scritto Kong Strong Wild Power, e ve la sto illustrando. Qua abbiamo un fondo molto grande, molto molto possente, no? Che ripeto ricopre questa parte della lattina, quindi avercelo così diciamo che è d'impatto, così come questo viso. Si tratta di una standard. Poi sul retro leggiamo che è da 250 ml, ovviamente marchio Lidl, valori nutrizionali, quant'altro, come al solito descrizione, direi di provarla. Vediamo questa con Strong com'è, come si comporta in bocca, e apriamo. Con la forza di un gorilla ho aperto la lattina, la stavo sfondando praticamente. Allora, il colore classico di tutte le standard sembra essere abbastanza frizzante. Una energy drink standard, vediamo com'è. Perdonatemi ragazzi, ma ci si deve rinfrescare. Ste giornate calde, poi con la finestra chiusa, onde evitare casini, capite che devo proprio stare qua in quattro mura a morire di caldo, quindi me la concedo. Sapore particolare. Di base standard, però un sapore che altri energy drink non hanno. Non è molto frizzante. Va detto, nonostante abbia fatto della schiuma, quindi frizzantezza, a parer mio, è top, perché come ben sapete, chi mi segue sa che le lattine troppo frizzanti, le bevande troppo eccessivamente frizzanti non mi piacciono. Però, a livello di sapore, non è molto intensa, devo essere sincero, ma aspettavo qualcosa di più a livello di intensità. È un sapore dolce, molto dolce, ma un pelo tostato, cioè è dolciastra, però questa tostatura che sono andato a enunciare è una tostatura che fa parte della dolcezza stessa, quindi sono due sapori che viaggiano in simbiosi, però non li definisco due sapori distinti, in quanto se al sapore dolce classico di tutte le energy drink sfuma allo stesso modo nel tempo,
e nella persistenza con il fatto che sia tostata. Quindi sono due sapori che sono in simbiosi. L'uno non prevarica di più dell'altro, comunque sì, la dolcezza si sente, però il fatto che sia tostata è sempre accompagnata. Cioè non sono sapori che si distaccano, si discostano l'uno dall'altro, sembrano uniti. Quindi non ha un vero e proprio sapore principale, un retrogusto, perché si percepisce una lieve sottigliezza, quasi inesistente. Esplode sì di dolcezza, però accompagnato c'è anche il sapore tostato. Quindi se proprio dobbiamo fare un quadro generale, in bocca esplode in dolcezza, mentre poi sfuma nel tostato. Però sia dolcezza che sapore tostato sono persistenti allo stesso modo. Quindi sono due sapori che viaggiano in simbiosi insieme dall'inizio alla fine, anche se, ripeto, all'inizio prevarica la dolcezza. Il tutto con un'intensità medio-bassa, frizzantezza non eccessiva, quindi come piace a me. Che dire di questa Kong Strong? Voto finale gli do un 7,5, un 7,5 perché è una standard, però a livello di intensità ci siamo ben poco, perché non è forte, non è intenso come sapore. Per quanto sia abbastanza complesso e ben lavorato, sì, è appetibile, si può bere, quindi sopra la sufficienza, ma non ho stento a dare più del 7,5, perché ripeto, si tratta di una lattina a cui manca proprio l'aggressività. Mi aspettavo di più, una lattina più aggressiva, più ponderosa, invece è leggera. Leggera proprio come sapore. Quindi io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, poi a breve recensirò anche la versione sugar free e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!